Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come GF VIP. La decisione di Alfonso Signorini è inaspettata. Tra i nuovi ingressi ci sarebbe anche qualcuno che è già stato nella casa di Cinecittà. Da settembre, al GF VIP, è successo praticamente di tutto. Ma tenetevi forte, c'è ancora tanto da vedere. Sì, perché quella attualmente in onda diventerà l'edizione più lunga di sempre del celebre reality show di Canale 5, che terminerà ufficialmente il 3 aprile. Mancano ancora più di 2 mesi tutti da vivere per i vipponi, che ben presto potrebbero ricevere altre visite. Come accaduto anche negli anni precedenti, nel corso di queste lunghissime edizioni, ai concorrenti, originali, se ne aggiungono man mano altri, a reality in corso. Da Nicole Murgia ad Andrea Maestrelli, fino ad Anna Saber, che ha però già lasciato la casa, sono tanti i VIP entrati in un secondo momento nel corso di questa edizione, ma potrebbe non essere finita qui. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero altri personaggi pronti a varcare la porta rossa e, tra questi, anche un'ex inquilina. Ecco di chi si tratta. Nuovi ingressi al GF VIP. Signorini avrebbe pensato proprio a lei. Il clima, nella casa del GF VIP, è sempre più teso. La convivenza forzata dei vipponi va avanti, ormai, da metà settembre e le discussioni sono all'ordine del giorno. Le antipatie non si nascondono più e la casa è sempre più divisa in gruppi e fazioni. Chi la spunterà e riuscirà ad accedere alla finalissima dello show? In attesa di scoprirlo, potrebbero esserci ulteriori sorprese per i vipponi, che potrebbero presto dover fare i conti con nuovi inquilini. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia qualche giorno fa, a Casa People, a febbraio sarebbero in arrivo nuovi ingressi nella casa del GF VIP, ma non si tratta di nuovi concorrenti. I nuovi personaggi entreranno in qualità di ospiti, come già accaduto in precedenza con Alex Belli o Ginevra Lamborghini. I VIP non concorreranno per la vittoria finale, ma vivranno in casa col resto dei concorrenti per un periodo limitato di tempo. Ebbene, secondo quanto anticipato, tra gli ospiti del GF potrebbe esserci proprio la concorrente più amata della passata edizione del reality, Jessica Selassie. La maggiore delle principesse di Etiopia è risultata vincitrice, conquistando una grande fetta di pubblico, ma non è tutto. Sempre a Casa People è trapelato il nome di Matteo Diamante, ex naufrago dell'Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Nikita Pelison. Come reagirà quest'ultima se dovesse ritrovarselo in casa? Non ci resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni saranno confermate e come i vipponi accoglieranno le eventuali new entry. Ne vedremo delle belle. Clarissa Selassie rientra al GF VIP? Se Casa People ha fatto il nome di Jessica, diversa l'indiscrezione di Investigatore Social, che ha invece parlato di Clarissa Selassie. Potrebbe essere lei, e non la sorella maggiore, a tornare nella casa più spiata della TV, dove ha vissuto per diversi mesi nel corso della passata edizione. Proverà a conquistare Andrea. Qualche settimana fa, la più piccola delle sorelle Selassie si è recata all'esterno della casa e, con un megafono, ha ammesso di essere interessata al bel Maestrelli. Cosa accadrà se si ritroveranno insieme in casa? Alfonso Signorini potrebbe non lasciarsi sfuggire questa succulenta. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!